Buon anno, bentrovate e bentrovati. Oggi è il primo giorno dell'anno, vi rinnovo i miei più cari auguri, insomma ce li siamo scambiati velocemente su Instagram, anche su YouTube ieri sera. Avrei voluto fare un video un po' più presente, ma avendo i figli grandi diventa problematico. Ci sono stati un po' di intoppi che hanno alterato così la programmazione. Finché sono piccoli e si addormentano presto, è tutto regolare. Quando crescono, vi dicevo appunto, figli grandi, problemi grandi, iniziano un po' le discussioni, vogliono fare quello che vogliono e quindi dovevo recuperarli. Sono stata un po' nel pomeriggio di ieri a fare la mamma, quindi insomma, vi ho comunque fatto i miei auguri, ve li rinnovo oggi e per iniziare questo nuovo anno ho pensato di recensire la linea di prodotti skincare che tempo fa sono usciti da Lidl e in particolare questa linea, la Cian Gold, proprio perché gold è l'oro e è comunque un colore di buon auspicio, mi sembrava proprio ideale parlarvi di questa linea visto che è un mesetto che la sto utilizzando. Inizierei dal siero di cui ho tenuto anche la confezione esterna proprio per essere il più precisa e dettagliata possibile. Sono 30 ml di questo siero antirughe ad effetto lifting, 30 ml di prodotto, contiene una percentuale dell'1% di oro. Vi lascerò poi sempre la lista degli ingredienti così potrete trarre le vostre conclusioni. È un siero che viene consigliato di applicare sia al mattino che alla sera, prima della crema giorno e prima della crema notte. Io l'ho in uso alla sera, quindi per la mia skincare notturna, perché al mattino sto utilizzando altro. È un elisir di bellezza con effetto antirughe, ristrutturante, idratante e rigenerante per tutti i tipi di pelle. Rende la pelle visibilmente più soda ed elastica, riducendo le rughe di espressione e del tempo. La consistenza è perlacea, come potete vedere è un gel perlaceo, non si intravede la presenza dell'oro come invece nella texture delle creme sia da giorno che da notte. È un siero che si assorbe facilmente, leggero, non è appiccicoso, pur avendo la presenza dell'acido ialuronico, non è appiccicoso come quello della Eternal Orchid, si assorbe subito, ha questo effetto proprio compattante, almeno io mi sento proprio una pelle nuova al mattino quando mi risveglio dopo aver utilizzato il siero e la crema notte. Vi dico che le sostanze funzionali presenti sono caratterizzate da peptide che contribuisce a ricostruire la struttura della pelle donandole nuova vitalità, aiuta a combattere segni del tempo per una pelle più giovane e rughe meno visibili. Ha lo squalene vegetale, quello animale è stato bandito, esiste anche una variante chimica, nutre la pelle in profondità, ha un effetto idratante ed antiossidante, l'olio non rimane nella superficie della epidermide, infatti è vero, ma agisce in profondità, ha l'acido ialuronico che ovviamente ha un effetto idratante e ha questo oro colloidale all'1%. Mi piace moltissimo, la pelle è molto più elastica, compatta, soda. Questa combo di siero e di crema notte mi piace tantissimo. Ora vi parlo della crema notte.
La particolarità che mi ha subito colpita e che la differenzia dalla crema giorno è che è molto più leggera rispetto alla crema giorno. Fatto insolito, solitamente la crema notte dovrebbe essere un po' più densa, corposa, nutriente. Questa sembra invece una crema chantilly. Avete presente la crema chantilly? Chantilly? È una crema rigenerante, senza parabeni, ed è una texture leggerissima. Sembra, ovviamente, io dico crema chantilly perché è una panna leggerissima. Oltre ad avere una texture leggera, ha proprio anche un colore che non è prettamente bianco, sembra quasi giallina, leggermente ambrata, proprio un color crema chantilly, è per quello che vi dicevo. Le pepite d'oro sono leggermente impercettibili, si riesce a prelevare a volte con il polpastrello un po' di crema al cui interno è racchiusa questa piccola perla d'oro che poi si infrange nel contatto con la vostra epidermide. È una formulazione che mi piace tantissimo. La mia pelle, ve lo garantisco, al mattino è non solo liscia, compatta, soda, ha una consistenza quasi vellutata, mi piace tanto, tanto, tanto. Crema rigenerante notte ad effetto calmante. È proprio la particolare texture che vi dicevo, è molto leggera a differenza di quella da giorno. Nel momento in cui la stendete avvertite subito che viene piacevolmente accolta dalla vostra pelle, è una bellissima sensazione, e anche al risveglio la pelle è molto più vellutata. Le sostanze funzionali presenti sono la vitamina F e la vitamina E, che sono delle sostanze nutritive, oli naturali di rosa canina presenti all'1% ed hanno la funzione di essere oli rigeneranti. Inoltre c'è sempre questo oro colloidale che vi dico in presenza proprio impercettibile, quasi l'1%, con questo effetto anti-age e protezione della pelle dagli effetti fisico-chimici. Questa crema notte ha questo effetto calmante, idrata le pelli mature, ripristina la barriera lipidica e rigenera l'epidermide durante la notte. Io devo essere sincera, apprezzo molto di più la crema notte abbinata al siero. Mi piace proprio la consistenza, vi dico, è una consistenza diversa rispetto alla crema giorno. Qui è molto più corposa, molto più nutriente, anche se non rimane mai pesante. È comunque una crema, anche questa da giorno, che viene assorbita rapidamente. Questa è la combo che preferisco: il siero con la crema notte, questa texture leggera che viene immediatamente assorbita dalla vostra epidermide, ha questo effetto lenitivo, è una sensazione che voi avvertite, è un po' come la maschera SOS di Madara, è la stessa sensazione quando la pelle è talmente ricettiva da assorbire tutto il prodotto, che sembra quasi espandere e dare il beneficio a tutti i tessuti. La stessa consistenza della Madara la ritrovo in questa della Sien, che è molto leggera, viene proprio assorbita, viene bevuta, trattenuta dalla pelle, e al risveglio voi vi ritrovate con una pelle proprio soda e vellutata, sembra quasi la pelle di una pesca, è piacevole da accarezzare, da toccare, i tratti sono più tesi, insomma la pelle è più soda, è veramente un prodotto ottimo.
Ma vi farei vedere la mia pelle, a parte queste macchioline, però è una pelle, sembra anche luminosa, compatta, mi sta piacendo tanto come prodotto. Parliamo ora della crema giorno, la crema giorno rigenerante. Le sostanze funzionali presenti invece nella crema giorno sono oro colloidale, sempre all'1%, con questo effetto anti-age, questa protezione della pelle dagli effetti fisico-chimici, e l'acido ialuronico, questo effetto idratante. La crema, da questa texture leggera e setosa, regala un'idratazione della durata di 24 ore. Sviluppata per il trattamento delle pelli secche, contribuisce a mantenere inalterato l'equilibrio osmotico delle cellule e a preservare la naturale riserva d'acqua della pelle. I componenti attivi sono acido ialuronico e oro colloidale. Inoltre ha lo schermo protezione dai raggi SPF, che l'unico dettaglio importante, non è stato specificato che spettro solare abbia. La texture qui è leggermente più corposa rispetto a quella della notte, vedete, fa quasi più fatica a stendersi, ma non è assolutamente pesante. È un dettaglio che mi sono anche annotata, vedete, ho scritto più corposa rispetto alla notte. Io non so come mai, profumazione di tutta la linea è molto piacevole, quasi inesistente, ma è fresca e fiorita, è proprio piacevole da stendere e da permettere anche agli altri che si avvicinano a noi di annusare, di catturare questa profumazione comunque delicata, veramente piacevole. Sono 50 ml di prodotto e devo dire, vedete, anche nel momento in cui l'ho stesa, la pelle della mano è comunque già più levigata, più tesa. Ha questo effetto proprio di, facciamola di qua, guardate, che di solito le mani sono un punto nevralgico, però nel momento in cui voi la stendete, vedete che vi compatta la pelle, vi illumina la zona e comunque non vi unge, perché tempo, pochi secondi, viene assorbito da tutto il tessuto epidermico e ha proprio questa funzione di appianare anche le rughette, che ovviamente io vi ho fatto vedere qui nel dorso della mano dove sono presenti, però vedete la sensazione proprio di pelle tesa, e qui siamo in presenza di un'epidermide diversa da quella del viso. Riesce a garantire l'idratazione per tutta la giornata, non vi sentite tirare la pelle. Questa è perfetta, non ha necessità di essere rinnovata durante la giornata, non unge, è un'ottima base trucco, vi rilascia comunque quella luminosità. L'unica cosa che avrei preferito sapere, vi ripeto, è l'SPF presente. Viene indicato proprio protezione dai raggi solari, ma non viene indicato, vi ripeto, lo spettro solare. Quindi questo è l'unico neo per quanto riguarda questa linea che sto utilizzando e sto particolarmente gradendo. Anche se il vasetto è in plastica, sono comunque dei pack molto curati che mi piacciono molto. Ovviamente facilmente riciclabili, però sono molto belli anche se ingombranti da avere sulla vostra console, sul vostro vanity table. Insomma, sono molto molto belli. Di questi io ne avevo presi due e credo di aver fatto bene, perché
è in quantità minima rispetto alle due creme che sono da 50 ml, questo è da 30 ml e utilizzandolo solo la sera sento che sono già quasi arrivata a questo punto, quindi credo che finirò sicuramente prima il siero che non l'oro. 50 ml con questa texture secondo me vado a coprire fino a marzo, vi saprò poi dire. Questa secondo me è perfetta anche in questa stagione proprio perché la texture, pur essendo leggera, ha comunque questa burrosità che riesce ad avvolgere il vostro strato epidermico in modo quasi protettivo rispetto agli agenti atmosferici, al freddo, al gelo, alla nebbia o comunque anche a quell'inquinamento. Io lo sento proprio pressante sulla mia pelle anche delle città, soprattutto nel periodo invernale. Non so se vi capita di rientrare a casa e di sentirvi addosso l'odore del traffico. Devo dire, promossa, questa recensione rimarrà ai posteri, credo, o a qualunque persona capiterà qua incuriosita da questa CN Gold, sperando che il signor Lidl la riproponga. È una linea che non ha riscosso, almeno da me, tanto successo perché è rimasta esposta per vario tempo rispetto ad altre limited edition, non so nei vostri store, però l'ho vista presente molto più a lungo rispetto ad altre anche più insignificanti rispetto a questa linea che sembra veramente una linea luxury, vi ripeto, sia da pack sia come texture non ha nulla a che invidiare a tante linee presenti in profumeria. Anche oggi il mio video termina qui, vi rinnovo i miei più cari auguri per questo 2020, sperando che porti tanta serenità e la salute senza ombra di dubbio. Noi ci vediamo domani, un bacio grande, ciao!